quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto qualcosa. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Lo stadio si zittisce e si prepara ad ascoltare l'inno svizzero. La sfida tra inni nazionali continua con questa risposta. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Io scelgo Gareth Bale, uno dei giocatori più veloci che abbia mai visto, con la capacità di cambiare passo quando ne ha bisogno. Può allargarsi a sinistra per sfruttare le sue eccellenti abilità di cross, ma spesso preferisce accentrarsi e utilizzare l'ottimo sinistro per dribblare gli avversari. Tra l'altro, la grande tecnica gli permette di non perdere velocità quando conduce la palla. Veramente un grande attaccante. Ha senza dubbio. E dunque, calcio d'inizio. Rodriguez. Allen. Passaggio sulla destra. Bale raccoglie un passaggio dalle retrovie. Numero! È in posizione per il cross. Granit Xhaka. Tocco morbido. Freuler. Xhaka. Xhaka! Fuori, ma per pochi centimetri. Questo è passato vicinissimo. Davvero è stata solo una questione di centimetri. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Appoggio sulla fascia. Freuler. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Pallone in aria. Un intervento impeccabile. C'è la palla lunga in avanti. Il Galles sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Pallone lungo, in verticale. Granit Xhaka riconquista la palla. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Embolo, miracolo di Hennessy. Che classe, ottimo salvataggio. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Prova a spazzare, non è andata bene però. Ha calciato forte.
Non può essere certo soddisfatto della sua conclusione. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta, però. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ampadu riesce a rubargli il pallone. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Ottima giocata. Può crossare. Chaka. Va al tiro. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Freuler. Ottimo il fraseggio. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Dunque, rimessa laterale. Allen. Allunga, in verticale. Prova a giocarla in profondità. Cerca l'uomo là davanti. Da lì può segnare e passa. Ha provato l'azione individuale senza successo, però. E sarà rimessa con le mani. Bell'intervento difensivo. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Sulla sinistra, dà un'occhiata verso l'area. Arriva nella tre quarti avversaria. Il giocatore viene fermato opportunamente dalla difesa. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. La difesa fino a qui è stata perfetta, non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Stanno facendo davvero molto bene. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. La mette in avanti. Ramsey. Davis. Ramsey. Davis. Ramsey. Ramsey. Allarga il gioco sulle fasce. Occhio al cross. Ci mette una pezza. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Granit Xhaka. Bale, di forza. Granit Xhaka. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a far niente. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Palla in Embolo. Davis. Scodella in avanti. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Sicuri in fase di palleggio. Davis. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Siamo ancora a reti inviolate e il tempo passa. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Elegante. Deve buttare dentro un cross.
Lungo passaggio in avanti. Scodella in avanti. Freuler. Palla a Embolo. Si libera la grande. Embolo! Salva la sua porta. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Freuler. Passaggio profondo per Embolo. A sinistra con il passaggio. Lungo pallone in avanti. Palla persa. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Freuler. Freuler cerca spazio per l'affondo. E siamo al 30° del secondo tempo. La gioca in profondità. Freuler. È davvero una bella serie di passaggi questa. La mette in profondità per il compagno. Può segnare da lì. Occasione da rete. Beffa l'estremo difensore. Ed è arrivato il gol che sognavano dall'inizio. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. E il risultato si sblocca, 1-0. I loro sforzi sono stati premiati con il vantaggio, ma dovranno darsi da fare per difenderlo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Si fa... Che sfista! Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. C'è la palla lunga, in avanti. Difesa ancora decisiva. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Colpisce il pallone e poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Scatta verso il pallone. Tocco preciso. Prova la conclusione. Ci è mancato poco, proprio alla fine. Questa di fatto era l'ultima azione della gara. Finisce qui. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte o dall'altra. L'ha decisa un solo gol.